Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo qui su Minecraft. Piccola premessa ragazzi, quello che state per vedere non è copiato da YouTube, non è costruito da me e non è comprato. Quindi ragazzi, io vi lascio il video e spero vi piaccia. Allora scusate ragazzi, dimenticavo anche che poi ci sarà il continuo della puntata, cioè faremo qualcosa nel nostro mondo. Scusate se il video durerà un po' di più. Durerà un po' di più. Vabbè, vi lascio al video. Ok ragazzi, siamo sul menu di avvio. E adesso andremo a creare un nuovo mondo, perché non voglio farlo sul mio. E andremo su avanzato. Sarà in creativa, in modo infinito vecchio, in piatto no, ve lo ricordo. E fate esattamente quello che vi dico, cioè scrivete sul seme village PLS. Togli schifo, PLS. Fatto. C'è village PLS, creiamo il mondo. Questa cosa solo in italiano ragazzi, solo con la lingua italiana. Ho provato a farlo con tutte le lingue, non ha funzionato. Quindi allora ragazzi, vi siete accorti anche che al posto di scrivere come si scrive, aspetta, caricamento terreno, non mi ricordo, c'è scritto building terra terrain, come si chiama. Ecco, questa è una cosa strana di cui mi sono accorto, perché questa cosa l'ho già fatta off camera. Qui vabbè, c'è un villaggio normalissimo, però scopriamo che lì c'è un altro villaggio vicino a questo villaggio di un altro bioma. Ebbene, c'è la croce di Cristo, non so perché. E vabbè, cosa faremo adesso? Adesso ragazzi andremo a scoprire una cosa che mi ha scioccato veramente, perché non pensavo si potesse fare. D'accordo, andiamo nell'altro villaggio che è questo e ci mettiamo, dobbiamo trovare il pozzo di questo villaggio che è questo. Sì, che è questo. Si va qui e la nostra amica Luminite è l'unica cosa che ci serve per fare questa cosa, se no non si vede niente, seriamente. Mettiamo la Luminite qua, anche qua, e ok. Si vedono 4 blocchi, noi siamo su quello crepato. Ora, rompete il blocco crepato e dovete andare giù. Ci vedo, ok, e ora dove? Sì. Si va per di qua e c'è questa entrata che se riesco a entrare, ok, sono entrato, c'è questa specie di cripta, ora la esploreremo tutta. Praticamente qua c'è una biblioteca che mi piace moltissimo, magari la faremo nel nostro mondo. E qua c'è una fontana, una stanza con una fontana. Perché? Qua c'è un'altra fontana, ma noi non dobbiamo andare qua, dobbiamo andare di qua. Ragazzi, sono qua però. Sì, di qua. Ragazzi, state per vedere una cosa che su Minecraft normalmente non dovrebbe esserci, ma c'è. Guardate. Abbiamo questo spawner. Dan dan dan, Nenderai. Ragazzi, un Ender Eye, non c'è nella modalità Pocket Edition, in questa versione che ho io almeno, non dovrebbe esserci, quindi questa è una cosa stranissima. Ne mancano ancora 11, però questa è una cosa veramente strana. Mettiamo un po' di luminite per vedere cosa c'è. Ragazzi, veramente ne servirebbero altre 11 per aprire il portale dell'Ender, per andare contro l'Ender Dragon e finire il gioco, ma sfortunatamente in questa versione del gioco non ci sono gli Ender Eye, ma io vedo benissimo un Ender Eye. Perché? Ho le allucinazioni oppure sta succedendo qualcosa di molto strano? Vabbè ragazzi, vi giuro che è tutto vero e se andate a vedere in lingua italiana scrivete quella roba che vi ho detto prima, uscirà, andrete qui sotto
però dovete seguire alla lettera le mie istruzioni. Quindi adesso ci sono un sacco di stanze che mi sa che non ho esplorato tutte. Da qualche parte dovrebbe... Scusate. Da qualche parte dovrebbe esserci lo spawner di... Non so cosa è successo. Lo spawner di zombie. Però io non riesco a trovarlo perché non trovo mai niente. Allora, adesso andiamo a cercarlo. Mi pare sia per questa... Infatti è un vicolo cieco. Vabbè ragazzi, sapete cosa vi dico? Che possiamo finire qui questa nostra la scoperta di questo nostro segreto, che nessuno credo che sapeva. Madonna, che buio c'è qua però. Magari troviamo lo spawner a caso. C'è un pipistrello, magari lì. Ci sono porte aperte, sta cosa mi mette un terribile senso di osservazione. Vabbè, è chiuso. E vabbè ragazzi, io vi lascio alla normale puntata. Ok ragazzi, siamo tornati nel nostro bel mondo, perché quello in verità mi metteva moltissimo paura. E vi voglio dire una notizia incredibile. Ho finito il sotterraneo con questa mappa. D'accordo, direi di iniziare a craftarci il nostro coso. Sì, dall'italiano Mario, bravissimo. Praticamente andiamo per così, per tipo quanto? Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che forse è un po' troppo corto, quindi direi di fare 12, ok, mi ispira, non so perché, 12 mi ispira, e faccio la cosa stessa, bravo, bell'italiano Mario, sempre migliore. Ok, mi pare che così siano pari e non lo sono. Ok, adesso lì toglieremo tutto tranne nei bordi, quindi facciamo così e andiamo a fare dall'altra parte così, e poi andremo a fare tutto il resto. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, scusate se è apparsa per tipo 3 secondi la mia immagine nella schermata home senza cuffie, ma praticamente prima di finire la prima vasca, che è quella che vabbè è una vasca sola alla fine, ho mangiato, sì, perché anch'io ho uno stomaco e devo mangiare, e poi praticamente sono andato nello schermato 1 e per sbaglio è ripartito il video a caso e io l'ho avuto ribloccato. Best italiano ever. Vabbè, allora ho fatto un buco per poter entrare. Ora vi spiego come ho fatto a fare questa cosa qui, che non è una cosa facile ovviamente. Allora, praticamente ho iniziato a fare così, sopra i vetri, così da poter da fare questa cosa qua, e poi si riempie tutta la vasca in teoria. Ecco qua. Ok, in teoria adesso facciamo tutta la vasca e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho finito di fare tutte le vasche, ma cosa manca? Mancano gli squid.
Quindi adesso andiamo qua e prendiamo, che è l'unico che ha questo colore. Quindi allora, scusate. Oh, è uscito un mini squid, che carino. Ora ne metto tipo tanti. Ok, ora richiudo il vetro, che non so, ah è vero che non so, se non la mappa non la tolgo. Ok, sono di certo da qualche parte. Intanto facciamo questa cosa anche di qua. E ci mettiamo un bel po' di scudo. Carino, non l'avevo visto, è vero? Guarda quanti piccoli stanno nascendo. Ok, adesso qua chiudiamo. Ok, questa è la via. Qua ci sono gli Squidward, che non vedo. Boh, vabbè. Adesso andiamo avanti e facciamo le altre gabbie. Però prima datemi un attimo per distruggere questo. Ok ragazzi, penso che ora va molto meglio, perché ho messo la gabbia dei maiali, cioè la cosa dei maiali, che è molto meglio di quella roba. Allora, questi sono tre maiali che forse speriamo non si riprodurranno. Intanto andiamo giù a vedere cos'altro possiamo mettere. Allora io opterei tipo gli ocelot, i lupi e roba varia. Quindi adesso faccio una stack di almeno, facciamo 10 gabbie. In alcune gabbie ci metterò, cioè 10 gabbie. Conterò quanti sono gli animali e ne farò di diverse. Comunque a me sta piacendo molto anche questa gabbia dei maiali. Le farò tipo tutte così, cioè non proprio tutte uguali, cioè neanche riuscite a salire. Ah ecco, ce l'ha fatta, un maiale ce l'ha fatta. Vuole tentare di scavalcare, ma poverino non ce l'ha fatta. Vabbè. Intanto vi lascio qui alla vista e ci vediamo dopo. Ma quanto sono carini. Ok ragazzi, anche la gabbia delle pecore è stata costruita. Ora ragazzi, mancano le altre 7. Ne facciamo un'altra di là e poi ragazzi concludo qui l'episodio. Castagne. Vabbè, allora il prossimo lo faremo di qua, parallelo a quello, e bla bla bla, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, abbiamo finito anche la gabbia delle mucche e direi che per oggi può essere tutto. Vabbè, usciamo fuori a vedere la fantastica gabbia dei maiali. Dove stanno i maiali? Cavolo, scusatemi maialini. Quella dei maiali per adesso è la gabbia che mi piace di più. Va bene ragazzi, questa puntata l'abbiamo finita. Spero che il mistero dell'Ender High vi sia piaciuto. Ho messo due quadri davanti, non so perché. Spero che il mistero dell'Ender High vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace qua sotto, commentate e iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.